Oggi si premia l'autore Nicola Gratteri, è lo stato d'animo. Ma mi sembra una cosa un po' strana, mi suona strana, cioè essere premiato come autore di libri assieme al professor Nicaso e non come magistrato, magari per aver fatto indegnamente qualcos'altro. È una cosa bella, mi piace, mi gratifica, ma poi soprattutto è un premio importante perché è dedicato ad una persona importante che ha perso la vita in nome della libertà, della democrazia e dei valori. Ha perso la vita negli anni Ottanta, com'è cambiata la criminalità rispetto a quei tempi? Ma è cambiata tantissimo, perché oggi è soprattutto una mafia economica proporzionata quindi ai tempi di oggi, dove si interessa solo di finanza, dove l'obiettivo è quello di arricchirsi sempre più, ed è si è trasformata, si è evoluta e oggi è laureata in ingegneria, in informatica, in medicina, e quindi spesso da incensurati gestiscono la cosa pubblica in modo mafioso. È un premio pesante perché lo sardo è un emblema della lotta alla mafia, non si è piegato e ha pagato con la vita. Forse più che a noi il premio va a tutte quelle persone che in silenzio lottano ogni giorno e si oppongono allo strapotere criminale. Forse a loro che va il premio che oggi danno a noi.